Oggi giornata speciale, siamo in compagnia di due grandi amici. Giacomo? Piacere Giacomo, sono nuovo del settore. E il tipo? E il tipo, non ve lo raccomando ragazzi, Jacopo. Il buon collaboro, il nostro amico di sempre, tanti video in zona. Oggi siamo effettivamente dove? Oggi ci troviamo al confine tra la Liguria e la Toscana, proprio dentro all'imboccatura, nel bel mezzo del fiume Mare. Siamo qua per vedere se riusciamo a insidiare qualche spigola, qualche orata, perché il nostro amico Giacomo ci ha detto che si prendono, noi siamo venuti. Siamo venuti apposta per provare due cose in particolare. Allora, io apro delle virgolette, si prendono, io le prendo. Jacopo lo mettiamo alla prova oggi e guardiamo se riesce a prendere un bel pesce. Io faccio il guardone allora. Azione, peschiamo. Vai. Io. Ok. Faccio una spallinata con un bulk alto, perché non c'è tanto fondo. Un bulk alto e poi scendo giù con una spallinata morbida e leggera, per vedere se si prende qualche orata, qualche spigola. Giacomino, ma dimmi la verità. Ma Jacopo li pillerà qualche pesce oggi o no? Secondo me in questo tratto di fiume potrebbe prendere dei grossi cefali. Come dato che è un esperto lui che va a fare i mondiali, pesca cefali. Come sa fare lui? Ora gli facciamo prendere subito un bel pesce, un paio di chili, così almeno si mette l'anima in pace e non mi dice dove mi hai portato, cosa hai fatto. Non mi ha fatto dormire tutta la notte, te lo giuro, mi avrà mandato mille messaggi. Ma domani li prendiamo? Ma com'è il mare? C'è corrente, ora peschiamo, lo mettiamo alla prova, guardatelo lì in tutto il suo splendore e secondo me un bel pesce lo prende, forse se non lo strappa. Partita la canna di Giacomo. 1-0. 1-0. Mi sembra che è un bel pesce. Secondo me è mugine. Mugine già. Non lo so. No, un'orata. Ma che pesce? Ragazzi. Grossa già. Un bel pesce. Poi tiene il fondo. Dai, guadagni te? Sì. Che un po' questo col comune che non vorrei che mi facesse il regalo. Io... non si è ancora visto, Ma mi sembra un bel pesce. Sì. La canna? La canna. Guarda che orata. Oh. La fai già? Sì. Aspetta, vengo su. La canna come risponde? La canna risponde benissimo, però se avevo la 6 la lavoravo meglio. Però, mamma mia. Pesce da più di un chilo questo. La faccia tua. E ora ce la faccio prendere anche a te. Pesce da più di un chilo.
Eccola. Vieni, 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 ancora un po', ancora, ancora. Vieni. Ah! Olè! Non ci credo. Grande, grande Giacomino, l'avevi detto. Doveva far prenderla lui? Chi doveva prenderla? Ora la prossima la prende lui. La prossima. Con i pesci degli altri, eh? Giacomino l'avevi detto, eh? Vabbè, la prima, dai. Bel pesce. Sarà poco più di un chilo. Bello. Un bel pesce. Bellissimo. Bei colori. Oh, sta a te, Tiago, eh? Io ci provo, Maurizio. Sono in casa sua, eh. Sono in casa sua, nella sua pesca, però ci provo. Ci proviamo. Ah, ce l'ha, l'ha presa! Non è vero! Sì, ho capito, no. Così. Vabbè, c'è la mamma e la figlia. È come la tua questa già. Gira, no, fa vedere. È uguale? È identica, uguale. No, no, dico una cosa, puntualizzo una cosa. Intanto lui è pesce grosso. Intanto io una è arrivata, piccolina, ma è arrivata. Vediamo, è lunga la giornata, eh? Lunga. Che canna c'hai ora? La 7 metri, ora mi ha dato la 7 metri a me perché dice la canna, ora proviamo le canne, sarà la canna, io ho preso la 7 metri. Oh. È la canna, è la canna. Oh. Ti volevo avvisare che è bella anche questa, comunque. Ma cos'è? Ma è arrivata anche questa per non te? Non lo so. Credo. Ti volevo avvisare. Regola. Ti volevo avvisare che mi hai rubato la canna. Ma è mugine. No, la canna è impressionante, Maurizio. Queste canne, incredibili. Jacopo, dove me la porti? È arrivato, si credeva. Si credeva, ma è arrivata anche qua, è arrivata. Un po' più piccola, Un po' più piccola. Io non pare. Rimango comunque sempre impressionato da questi attrezzi. Bella. La. Ehi. È arrivata. Ma per me è la mia barca. Ma è la barca, è tutto qua, perché questi pesci qua non è tanto facile, eh. Ti hai preso la mimmina, eh. La mimmina, però è già una situazione importante questa, eh. Attento, attento, attento. Oh, questo è grosso. Ah, vi volevo informare. Finale Seacall 11.7. Pesci da capogiro. E che orata. Io non parlo. E che orata. Sì, ma mo' mi ridai la mia canna. Impazzisce, impazzisce. Guadina, sì. Attento, eh. Oh!
Che chiacchierone, Giacomo. È più grossa la mia, ta. Dove l'ha preso? Ma che culo. Aia. Non te lo metto. Giacomino, guarda che piglia sto ragazzo. Dai, ma ci vogliono anche queste. Fai vedere? Guarda com'è grossa già. Discreta. Eh? Discreta. Sì, ma guardate lo splendore. È contento, è un bimbo. Si diverte più con quelle piccoline che con quelle grandi, io ero abituato con quelle lui. Ora mi riposo, appena si cambia la corrente prendo un pesce da 2 kg e poi a Jacopo non ce lo porto più. Un'orata? Sì. Non ci curata, una signora orata. L'orata per eccellenza. Oh, ma è grossa. Eccola. Capito, è enorme. Comunque è un bel posto, già. Sì, ma lo sapevo io. Tutta la settimana che vengo qualcosa prendo sempre. Bombolo? Non ci credo. Cos'è? Non ci credo. Un pesce, non lo so quanto possa essere questo pesce qui. L'ho intravisto da lontano, ma... Mi sono correndo. Ma è grosso già. È grosso, è grossissima, non è grosso. È arrivato il mucine. Che padella, incredibile. Guarda che pesce. Dimmi te quando, già. Dimmi te quando. E... Attento. Vai. Bella, eh? Minchia. Bella. Questo è più di 2 kg, eh. Il Premier Range. Sette. Non ci sta nemmeno a dire. Eccola, eccola. Fai piano, piano. Oh, è morta, fra un po'. Fai piano. Non ci arrivo. Là! Mamma mia. Oh, Giacomino, te l'ha data mezza oggi, con eh? Questa non c'è storia, eh. Questa. Mamma mia. Ce n'è di più grossi. Il problema è che te non li prendi. Mi sembra che la giornata non sia andata male, eh? Non lo so, Jacopo, dimmelo tu. Direi di no. Una domanda a $1 milione, com'è finita la classifica? Jacopo ha vinto a numero, a peso. Il problema è che lui è abituato a fare le gare a peso, quindi mi sa che questo giro... Niente, io direi alla prossima, come sempre, con i Team Cornici. Ciao, ciao, grazie a tutti. Ciao. Prima di chiudere il video, parleremo del materiale che abbiamo utilizzato per questa sessione di pesca. Seacol. Seacol cos'è? È questo nuovo fluorocarbon prodotto per Colmich, secondo le esigenze mediterranee, no? Cos'è in più rispetto ai monofili precedenti? Ha questa resistenza all'abrasione e soprattutto ha una morbidezza estrema, vero ragazzi, no? Sì, molto.
in acqua ha lavorato al 100%, l'abbiamo visto anche con le prede che abbiamo preso, sono rimasto veramente stupefatto. E anche la tenuta al nodo fa la differenza. Certo. E Seagull, E sei sei il protagonista. protagonista. L'ho prodotto io. E per quanto riguarda le canne? Le canne senza parole perché anche qua le abbiamo volute portare proprio all'esasperazione, cioè con la 160 oggi si è tirata su, Giacomo ha tirato un'orata da più di 2 kg, senza la canna non ha fatto nessun cenno di cedimento in nessun momento e Giacomo me lo può confermare. La canna ha fatto il suo sporco lavoro. L'ha fatto alla grande. A questo punto non ci resta altro che salutarvi e alla prossima, come sempre, con il Team Colmice e i miei favolosi scudieri. E poi? Non ci resta che andare a mangiare le orate. Da te, eh? Per forza, se non dove se no. Andiamo a sushi mesh. Allora, come promesso all'amico Maurizio, siamo qua al mio ristorante, Sushi Mesh, mio e dell'amico Lorenzo, che questa sera non è presente. Siamo qua e, come promesso, una delle prede della battuta di pesca di oggi l'avremo fatta lavorare dai miei chef. Primo chef non presente, ma i ragazzi questa sera sicuramente faranno un bellissimo lavoro. Ora li lasciamo lavorare, Mike e Marlon, a loro la scena. Spilettato il pesce con grande maestria e ora ci farà vedere come si realizzerà un uramaki. L'orata l'abbiamo sistemata, questo è il risultato. Niente, io e il mio socio Lorenzo vi aspettiamo al Sushi Mesh a Marina di Carrara in via delle Pinete 37. Ciao a tutti e alla prossima!